luogo che racconta la storia, gli eventi della Prima Guerra Mondiale. Stiamo parlando del Comando Tappa, questo edificio che si trova nella piccola frazione di Vallonara a Marossica, testimone degli eventi che si verificarono tra il 1916 e il 1918 con un grande andirivieni di reparti militari, automezzi e artiglierie. Lungo questa strada e dentro questo comando tappa passarono le brigate di fanteria Catanzaro e Arno, nel 18 la Teramo, la Lecce e il 3° Reggimento Bersaglieri, ma la presenza più significativa fu senza dubbio quella della leggendaria Brigata Sassari nel 1917. Come vedete ci sono anche le insegne per Conco, per Asiago, una scritta laterale dice direzione Ortigara, quindi di fatto tutto passava per di qua e poi si incamminava in quella che era la strada militare che portava su nell'altopiano dei sette comuni. Ora la facciata del comando tappa sarà ristrutturata. Si tratta di un immobile di proprietà privata, ma per la sua valenza storica l'intervento sarà finanziato con fondi pubblici. Grazie a un accordo con il privato che ci dà la disponibilità piena a un progetto in collaborazione con la provincia di Vicenza, quindi il progetto si chiama Alta Via della Grande Guerra, e il comune di Marostica, nonché con il sostegno degli alpini della sezione di Marostica, finalmente parte il restauro della facciata di Comando Tappa. Tutto il costo, grazie alla collaborazione con Veneto Agricoltura, è al di sotto dei 15.000 euro. Se si fosse intervenuti come enti singoli, invece sarebbe stata molto più alta. Un'opera che si inserisce anche nell'ambito dei festeggiamenti per il centenario della sezione alpini di Marostica.